Quindi questa sera facciamo Sì. questo piccolo viaggio insieme e c'è la possibilità di continuarlo anche domani con un seminario sempre online in questo momento. E quindi dove vedremo adesso nell'arco di quest'ora in cui passeremo insieme, vedremo alcuni punti su cui andremo a lavorare. Sì, a portare la nostra attenzione con maggior enfasi. E lo facciamo proprio in un'ottica psicosintetica, se vogliamo. Dal momento che partiamo proprio dal fatto che la psicosintesi ha come ipotesi di lavoro, come idea sottostante, quella di fare i conti con la situazione, con quello che c'è, con la situazione attuale, no? In questo momento. E normalmente anche con le situazioni più difficili che possono presentarci nel corso della nostra vita. E quello che ci insegna la psicosintesi è che queste situazioni sono quello con cui noi è necessario che entriamo in contatto. Quindi impariamo a stare con quello che c'è, con la situazione così com'è. Poiché più di ogni altra situazione, le circostanze che si verificano proprio in quel dato momento sono utili, sono propiziatorie affinché la nostra essenza, il sé, si possa manifestare sempre di più attraverso le sue qualità essenziali, come la forza, l'intelligenza, la compassione, La la creatività. creatività, sono tutte le risorse di cui abbiamo a disposizione, che queste risorse magari normalmente quando la nostra vita va più ad agio e più tranquilla, magari rimangono sopite. E sempre in un'ottica psicosintetica, si tratta di chiederci che cosa impariamo da questo, da tutto ciò, no? E ce lo possiamo chiedere in questo momento di pandemia, per esempio, no? Ne parlavamo in questi giorni, Sì. come dire, ci confrontiamo spesso e entrambi siamo stupiti, per esempio, nel vedere. È una cosa che già sapevamo, però in questo momento ci stupisce di più, no? E vediamo proprio com'è nel panorama, nel mondo, quindi tra le persone, le persone hanno proprio un pensiero, ognuno ha un'opinione diversa, una valutazione e una percezione, per esempio, del Del rischio rischio, sì. legato al Covid-19 in questo momento. O in questo momento ancora hanno idee diverse di come proteggersi, di che cosa fare, no? Di cosa è sicuro, di cosa è pericoloso. E nonostante i mesi passano, le informazioni che abbiamo sono sempre di più, però, come dire, le opinioni, i pareri risultano discordanti, sia tra le persone comuni, sia tra gli scienziati, no? E allo stesso tempo le proiezioni future, le proiezioni che noi facciamo, restano comunque incerte, no? Sì, anche perché questo è sicuramente un segno che l'incertezza è molto grande e la vediamo su più piani, non solo sul piano virologico, epidemiologico, economico, anche su un piano relazionale. Pensiamo che questo è unito al fatto proprio che molte persone considerano gli altri come fonte di contagio e di pericolo. E anche se non ce ne accorgiamo, in realtà siamo costantemente proprio proiettati in una dimensione che è quella futura, che viene alimentata anche da questo bombardamento mediatico che comunque continuamente ci colorisce, no? Le nostre giornate, sia che Certo, andrà bene e sia che no. e nonostante che, come dire, le indicazioni che spesso diamo come proprio igiene psichica in questo Sì, periodo, pulizia, no? pulizia, sia quella di magari diminuire l'esposizione alle notizie, e quindi limitare questo tipo di esposizione, ma nonostante questo siamo continuamente immersi Sì. e proprio arrivano da ogni dove. Anche perché nessuno di noi sa veramente cosa ci aspetta domani. In questa situazione complessa, è proprio questo che ci predispone maggiormente a dei rischi. Ci sono tantissimi studi internazionali
che considerano questa condizione, pensiamo proprio agli studi anche sul trauma, in cui questa condizione può essere definita quasi pre-traumatica, una condizione che sta preparando il terreno allo sviluppo di diversi disagi, traumi psicologici, anche perché ci sono moltissime condizioni in questo momento che coinvolgono diversi aspetti centrali della nostra vita. Pensiamo per esempio alla sicurezza fisica, la malattia, pensiamo alle condizioni economiche e anche il costo psicologico di vivere magari rinchiusi, isolati in casa e anche separati da tutti gli altri. Sì, sappiamo con certezza oramai che alcune condizioni psicologiche e emotive possono facilitare e favorire i processi di trauma. Ci sono proprio dei segnali, degli aspetti particolari quando si verifica una situazione di trauma che ci dicono, insomma, che devono verificarsi una serie di condizioni. Alcune di queste condizioni generali, alcune di queste condizioni le stiamo ritrovando oggi, Oggi, per sì. esempio, no? Nella situazione che noi stiamo vivendo, quindi proprio in questo periodo storico. E, per esempio, la perdita del senso di sicurezza, questo è uno degli elementi. O, non so, un altro elemento è la perdita di prevedibilità, quindi dove noi perdiamo quella sensazione che ci dà sicurezza nel proprio procedere nel mondo, in un mondo che è per noi conosciuto. Ho un'altra cosa che accade, per esempio, e in questo momento mi viene raccontata dalle persone che seguo nel mio studio, per esempio, è la perdita di senso e di scopo nella vita, no? Sì, di non avere più in qualche modo una certezza per il futuro. Quindi è difficile progettare, investire nel futuro. Sì, e quello che andava bene ieri, oggi non, come dire, non va più bene, non sentono più dove collocarsi, no? Nella vita. E questo, insomma, proprio ci fa vedere che ci sono diversi punti di indagine che si legano a una sofferenza che è dentro di noi. E la cosa che proprio a noi viene agli occhi è che è necessario in questo momento prendere coscienza di questi punti e farcene carico. Insomma, i mesi che sono passati da marzo fino a oggi e ci aspettano dei mesi ancora a venire. Questo ci parlano di un periodo di stress, di incertezza, che ha delle tinte emotive Piuttosto colorite, direi, no? sì, colorite, forti, variegate, Intense anche. intense, no? E tutto ciò, dal mio punto di vista, ma come condividiamo Sì. anche dal nostro punto di vista, ci richiama in qualche modo alla responsabilità di mantenerci esseri umani, dove tendo a sottolineare la parola esseri, esseri con la E maiuscola, e quindi a prenderci cura di noi e degli altri intorno a noi. È chiaro che nessuno lo può fare al nostro posto, no? E quindi, anche se magari qualche volta lo vorremmo. E a fianco a questo, proprio nella mia esperienza personale, però osservo anche un aspetto positivo. Pensiamo che questa pandemia ha generato in alcuni proprio un cambiamento anche interiore, per cui molti si sono riusciti ad accogliere questo periodo con coraggio, con presenza, con sensibilità, con desiderio proprio di guardarsi dentro. E questo in qualche modo mi tocca proprio intimamente, perché queste persone ci fanno un po' da guida. Per Vero. esempio, ci sono persone che si sono proprio confrontate con la solitudine, con lo stare con se stessi, no? Per cui magari non con solitudine intesa con quel penoso sentimento perché ci sentiamo privi di quei rapporti che ci nutrono, ma anche essere da soli dove nella solitudine posso riscoprire tantissime cose, posso riavvicinarmi magari di più a me stesso, alla mia
intima natura, magari attraverso sperimentando magari la pratica della meditazione, oppure dedicandomi a ciò che mi piace, che magari non ho mai tempo per dedicarmi nel tram tram di tutti i giorni. Sì, infatti durante, per esempio, il lockdown ricevevamo un sacco di queste testimonianze e attraverso anche la danza, mi ricordo che ci diceva Sì. qualcuno, no? Riavvicinarsi alla musica, leggere e anche confrontarsi con gli aspetti un pochino più vulnerabili di noi stessi, che sono, è anche questo comunque un modo di crescere, no? Di evolvere. La vita in questo modo è evoluzione. Pensiamo invece magari a chi anche ha riscoperto, è riuscito ad attingere a nuove qualità, come per esempio la pazienza, anche perché la pazienza in questi ultimi mesi è stata veramente messa a dura prova per molti di noi. Io per prima, in certi momenti, ho sentito una grande frustrazione, no? Perché magari la mia libertà personale veniva ridotta e quindi non potevo fare, non potevo muovermi, non potevo magari fare ciò che mi piace. Per cui c'è il rischio poi di andare in sentimenti magari reattivi, no? Di impazienza, di intolleranza. E questo forse ci dice che è importante in certi momenti anche cominciare a vedere le nostre piccole e grandi frustrazioni, perché ci permettono di confrontarci con noi stessi e anche di fare, come dire, dei passi avanti, no? Rispetto anche a questo senso di sofferenza che se no permane di giorno in giorno. E ci insegnano Assagioli, che è il padre della psicosintesi, ma così come tantissimi personaggi illustri della storia, Martin Luther King, Mandela, Maslow, Viktor Frankl, ci insegnano proprio che i periodi di difficoltà sono quelli in cui possiamo maggiormente imparare e possono diventare un'opportunità per cambiare anche, no? Sì, anche perché vediamo che ci sono magari persone che imparano, vanno avanti, si adattano anche a momenti, come dire, a situazioni più difficili e magari attingono nuove risorse sia dentro che fuori di sé, no? E altre persone che invece fanno fatica, no? Restano bloccate, restano nella frustrazione e non sanno bene cosa fare, non riescono ad orientarsi in questo momento che è particolarmente difficile. Sì, c'è anche una ragione per cui accade questo, no? Quando le persone sentono proprio che non c'è niente che io possa fare, si entra in uno stato di impotenza e a volte, come dire, è angoscioso. A volte il non poter fare niente può essere anche accolto con compassione, anche con una certa serenità. Ma qui stiamo parlando proprio di quando invece sentiamo che non possiamo far niente. E questo. Quando albergano forse dentro di noi delle emozioni più forti, più intense, ci Sì, che scoraggiano. ci mettono a disagio, no? E in questo momento, come dire, è proprio, viene scontato dire stiamo vivendo un'incertezza. Ma cosa succede quando noi viviamo in uno spazio di incertezza, quando noi entriamo e quindi proprio realizziamo di essere, vivere in questo spazio. Per la maggior parte di noi accade proprio che è come se il mondo cambiasse, cambiano i punti di riferimento, no? E la terra su cui camminiamo normalmente inizia proprio a diventare incerta. E di fronte quindi a queste situazioni si affacciano dei momenti che possono essere delle crisi, no? E quindi proprio in questo momento a noi la cosa che interessa è andare a guardare queste situazioni di crisi. Sì, perché in questi momenti magari si attiva proprio quella parte di noi che possiamo definire un po' bios, no? Che è il nostro corpo, che si attiva. Noi siamo, anche la psicosintesi, ce lo dice, che siamo degli esseri biopsicospirituali, no? Quindi abbiamo una parte biologica Sì, abbiamo una importante, no? parte, il nostro corpo si manifesta, siamo anche corpo. E quando accade che di fronte a una situazione di crisi, di fronte all'incertezza, tutto il nostro corpo si attiva, si attiva il nostro cervello, va in allerta. E
E così si attivano anche i sistemi interni al nostro essere, che sono quelli deputati a garantirci la sopravvivenza. Il primo passo è prenderne proprio consapevolezza di come funzioniamo, no? Cosa si attiva dentro di noi in certi momenti. Adesso vi facciamo, condividiamo un paio di slide che magari possano rendere più chiaro, no? Questo approfondimento che volevamo fare. Le persone che vedete qui in questo momento sullo schermo sono Darwin, le vediamo Panksepp, Bowlby, Ekman. Sono studiosi, scienziati che nell'arco degli ultimi 100 anni, attraverso i loro studi, le ricerche, hanno individuato dei sistemi psicobiologici che sono il frutto dell'evoluzione della vita. Li condividiamo anche con gli animali, con gli stessi animali. Ci aiutano a mettere in campo delle azioni adattive che ci garantiscono la sopravvivenza, no? E quindi allo stesso tempo sono utili a raggiungere gli obiettivi che desideriamo. La cosa che ci interessa qui in questo momento, questa sera, è proprio vedere un attimino schematicamente e proprio Sì. sommariamente un po' come funzionano. Sì, ci interessa proprio vedere alcuni punti. Non so, non vogliamo fare una lezione neuroscientifica, no? Però ci interessano proprio tre punti, tre sistemi che ci danno un po' l'idea di quello che ci succede quando siamo in un momento di incertezza. Ne vediamo in considerazione tre. Ora, questi tre sistemi sono una parte dei nostri sistemi motivazionali, dei sistemi Sì. emotivi, e sono in relazione a delle aree specifiche del nostro cervello. Non entriamo nel dettaglio, guardiamo semplicemente un po' questa macro, rispetto a questi elementi. Il primo sistema che guardiamo è il sistema di attacco-fuga, il sistema della minaccia, il sistema della paura. È il sistema che ci permette di individuare le minacce e di rispondere ad esse. E possiamo rispondere alle minacce mettendo in atto delle risposte attive, che sono mediate da due neurotrasmettitori. Vi dico il nome perché penso che la maggior parte di voi li avrà già sentiti, che sono l'adrenalina e il testosterone, che ci permettono di scappare nel momento in cui c'è un pericolo davanti a noi, quindi andare lontano, metterci in salvo, Proteggersi, no? oppure di magari arrabbiarci per difenderci, no? Attaccare, nel senso che se siamo minacciati a volte c'è bisogno di utilizzare la forza fisica. In noi esseri umani diventa anche la capacità di argomentare, no? Di difenderci con le parole, Di essere assertivi anche, anche di essere no? assertivi. E questo è un sistema basilare, molto semplice come sistema, ed è un sistema presente in noi, umani, negli animali tutti, fino ad arrivare agli insetti e agli animali più piccoli. Normalmente mettere in atto delle risposte attive per noi umani non è sempre No, non possibile. è sempre possibile. E quindi quello che succede è che nel nostro caso, gli esseri umani, questo genera a un livello neurofisiologico un aumento Sì, dei non solo processi sì. legati alla produzione dei pensieri. Quindi non solo andiamo in tensione nel corpo, ma cominciamo a produrre, a creare proprio una iperattivazione della mente. E questo fa sì che i nostri pensieri diventano proprio ipertrofici, quindi andiamo in loop, quello che si dice, no? Sì, Normalmente. iniziamo quindi a pensare continuamente a certe cose. Quindi la paura attiva questo sistema e non potendola in qualche modo sfogare attivamente, ecco che si riversa in questo modo. È come se rimaniamo poi incastrati perché non riusciamo velocemente a ritrovare un equilibrio, no? Un'omeostasi, quello che normalmente invece gli animali fanno, cioè velocemente tornano a uno stato di, come dire, rilassamento. Noi invece facciamo più fatica, e quindi restiamo tesi e iperattivati nella mente. Il secondo sistema invece che guardiamo è il sistema della ricerca. Il sistema della ricerca è già presente nei rettili,
e si attiva ogni volta in ogni situazione in cui è utile per noi proprio cercare del cibo, cercare sicurezza, quindi un rifugio, un riparo, il piacere, cercare sesso. Proprio sono tutte quelle situazioni che sono utili alla sopravvivenza. Nei mammiferi diventa anche il sistema del gioco, no? Della vitalità, del piacere, della curiosità di stare e anche della conoscenza, no? Sì, Quindi della ricerca. in noi esseri umani diventa proprio il piacere, il sistema della conoscenza. Il suo neurotrasmettitore principale, pensate che è la dopamina, no? Ne avreste sentito parlare, quindi la dopamina, e questo sistema è legato proprio alla vitalità, all'eccitazione, all'energia, no? E ci motiva a soddisfare proprio i nostri bisogni primari. Sì, è come noi esseri umani diventa cercare per esempio un lavoro, ci motiva ad andare a lavorare. Che ne so, costruirci una casa proprio come noi desideriamo, e a conoscere, a incuriosirci, ad affacciarci Al nuovo, al no? nuovo, o anche, che ne so, stasera, in questo momento, voi che siete collegati in questo istante, ecco che il sistema della ricerca è quello che ci porta anche qui, no? In questo momento. E poi c'è un terzo sistema che abbiamo messo nella slide, che è il sistema della cura e dell'amorevolezza. Eh sì, è quello relativo proprio a fare amicizia, ad avere comportamenti empatici, no? E l'ossitocina è il neurotrasmettitore principale, quindi ci permette in qualche modo di sentirci, no? In questo spazio di cura, di amorevolezza verso non solo noi stessi, ma anche verso gli altri. Pensate che ha a che fare proprio con comportamenti, è la base dei comportamenti materni e paterni. Ci sono animali che con elevata ossitocina riescono anche a prendersi cura dei cuccioli di altre specie, per Sì, esempio, no? ed è proprio l'altro giorno che mia figlia mi faceva vedere dei video incredibili dove c'è, nella fattispecie uno, dove c'è una mamma gatto che si prendeva cura di alcuni cuccioli che erano rimasti orfani della loro mamma ed erano delle papere, ed erano cuccioli di papera. O un'altra situazione, o non so, magari a tutti quanti noi è capitato di vedere una mamma cane che allatta dei cuccioli di gatto o anche una mamma gatto che allatta dei cuccioli di cane. Sì, quindi questo sistema in qualche modo si attiva ogni volta che mettiamo in campo la cura. Che accudiamo non solo quando accudiamo nostro figlio o un cucciolo d'animale, ma anche la cura verso un amico. È proprio il sistema dell'ormone, dell'amore. Volevo dire infatti che l'ossitocina è proprio l'ormone dell'amore ed è strettamente connesso proprio anche alla compassione, no? Agli aspetti della compassione. È il sistema che ci fa sentire proprio connessi con gli altri, particolarmente, ed è particolarmente importante per noi esseri umani questo aspetto, no? Perché ci fa sentire anche questo senso di connessione, con tutti gli esseri. Ed è un peccato quando questa cosa, no? Non riusciamo a sentirla. Sì, c'è da dire un'altra cosa che è stata rilevata solo nei mammiferi, l'ossitocina. E in particolar modo noi tra i mammiferi siamo quelli che riusciamo a dar vita e a mettere in atto questo sistema al meglio. Quindi è qualcosa che ci caratterizza profondamente. C'è da considerare un'altra cosa. E adesso, come dire, Vediamo, sì, quell'altra. vediamo un'altra slide. Scusate, il computer Ogni tanto parte da solo, va da va solo. più veloce. In questa slide vediamo che questi tre sistemi si sono evoluti in maniera interdipendente. E c'è una gerarchia tra questi tre sistemi. Quindi, ce n'è uno che in qualche modo possiamo definire primario, Predominante, no? predominante, Sì. no? Sugli altri. È il sistema della paura, il sistema della minaccia, no? Nel momento in cui ci sentiamo minacciati, in quel momento lì la risposta che noi mettiamo in atto è proprio per metterci al salvo, no? Eh sì. Sentirci salvi.
Quindi di certo non andremo né a cercare cibo, né tantomeno avremo bisogno degli altri in quel momento. Al contrario, saremo focalizzati proprio sulla nostra sopravvivenza, a metterci in protezione. Sì. E quindi si attiva anche quello che dicevamo prima, no? Il sistema di attacco-fuga, no? Esatto, Che è no? proprio caratteristico di questo Sì, sistema qua. attiva l'asse dello stress, no? L'asse dello stress che poi dopo confluisce in una risposta attiva o nelle varie ed eventuali. C'è un secondo sistema che si attiva invece nel momento in cui, ecco, anche lì noi abbiamo sete, abbiamo fame, e anche lì vedete che non ci importa molto quando abbiamo sete, quando abbiamo tanta fame di soddisfare i bisogni degli altri e né tantomeno insomma di prenderci cura degli altri. Sono delle situazioni magari estreme, però vediamo che, come dire, una sorta di attivazione di questi sistemi l'abbiamo vista anche in questi mesi, no? E allora, per esempio, a marzo abbiamo assistito, quando arrivavano le prime notizie, all'assalto dei supermercati. Sì, come se la prima cosa nelle persone che si attivava proprio era, come dire, se non ho cibo in casa sicuramente mi succederà qualcosa, no? E quindi sono partiti tutti ad accaparrarsi, no? I bisogni primari, no? Sì, e questi due sistemi, quando, come dire, hanno il potere in qualche modo di sconnettere il sistema della cura. Quindi vediamo che in quel momento lì, ecco, la nostra cura, la nostra compassione, il nostro senso di unità con gli altri scompare. Il senso di essere una popolazione, di essere in questo momento tutti sulla stessa barca, questa cosa qui viene persa di vista. Cioè, vediamo qui, per esempio, il sistema della cura, no? Le funzioni che ci può aiutare, cui può essere utile, no? Quindi sì, l'ossitocina ha proprio una funzione molto importante perché è in grado proprio di ridurre lo stress, ed è in grado di controllare e inibire tutte Le le funzioni funzioni legate alla legate paura. proprio alla paura, come dire, quelle attivate proprio dal sistema attacco-fuga, e quindi anche la rabbia, l'aggressività, e quindi permette comportamenti più affettivi, di alta qualità, cure materne, togliersi il cibo per darlo a qualcun altro, no? La stabilità nella coppia, i legami emotivi profondi, amicali, sociali, Sì. E anche quelli genitoriali. quando parliamo, per esempio, che aiuta a mitigare i comportamenti aggressivi, no? L'aggressività, possiamo comprendere quanto è importante in questo momento in cui ci sono diverse manifestazioni Sì. reattive da parte delle persone. Siamo stressati. E a me capita, ma penso che sia capitato ormai a tutti perché è qualcosa che registro e mi viene raccontato da più persone. Quello di andare, non so, in farmacia o al supermercato, e di vedere le reazioni delle persone che sono dure, sono aggressive, no? Tese, no? Come Tese. se c'è sempre una tensione nell'aria, che si respira. È il caso, non so, del mio supermercato vicino a casa, dove c'è la cassiera che in questo momento è stressata, vive in uno stato di paura. Lo vedo nel momento in cui lei si rivolge alle persone. Proprio cercando in tutti i modi di redarguire, di chiedere se, non so, hai messo il gel sulle mani, ti sei disinfettato, Tieni la distanza, non ti tieni la avvicinare, è distanza. troppo vicino. E quindi si vede che è proprio in uno spazio di forte sofferenza, no? Che è legato, abbiamo visto, proprio all'asse dello stress, no? E questo poi dopo genera delle reazioni da parte anche di altre persone che risultano in questo momento tese. E quindi la attiva anche nelle persone che risuonano con lo stesso tipo di energia. Vediamo come anche che l'ossitocina, no? Questo ormone fantastico, meraviglioso, ci aiuta proprio a regolare le risposte anche cioè ad entrare, viene a dire, più facilmente anche nel sistema del rilassamento.
per cui stimola la socializzazione, le relazioni di coppia, l'attaccamento, la fiducia, anche la lealtà. Sì, e la fiducia in questo momento notiamo tutti che in qualche modo è messa a dura prova. Sì, A dura prova. va nutrita, Sì. è importante. E oltretutto, come vedete nella slide che le L'ultimo leggete, punto abbiamo l'ultimo messo. punto, visto il lockdown che abbiamo passato e le coppie che abbiamo seguito che rischiavano Di scoppiarsi, no? di Di scoppiare, scoppiarsi sì. per poca cura, ma non tanto perché, come dire, loro non sono capaci di curarsi, Sì. ma perché si è attivato l'asse dello stress, perché si sono attivati gli altri due sistemi, il sistema della paura, il sistema della ricerca, che sono legati proprio alla sopravvivenza. In quel momento lì, ecco che non c'era più spazio per poter guardarsi in maniera amorevole. E quindi sappiamo che l'ossitocina, da questo punto di vista, il sistema della cura, facilita la coabitazione con Sì, le persone a cui vogliamo bene. riduce i conflitti, no? E anche uno spazio di maggior, come dire, rilassamento, dello stare più no, della tensione, dell'iperattivazione. Naturalmente, sempre l'ossitocina ci permette, no? Non solo di stare in questo spazio, anche di connessione con l'altro, e lo vediamo. Ah, la possibilità anche di prendersi cura dell'altro, di sentire se l'altro soffre, quindi in una connessione più profonda, più sentita, più sincera, ma permette anche di poter sentire anche quella compassione verso noi stessi, Rivolgere rivolgere, no? Una questa qualità. compassione verso noi stessi che ci permette anche di riavvicinarci, perché la nostra attenzione, siamo molto distratti, no, da tutto quello che sta accadendo fuori, quindi è facile che ci perdiamo nel fuori. E quindi la possibilità di invece sentirci più integri, no, più vicini a noi stessi, questo può fare la differenza, no, in questi momenti così difficili. Sì, possiamo riaprire questo canale. È un canale che è legato al cuore, al nostro cuore. Il cuore, quando incontriamo la paura, si chiude, Si protegge. si protegge. E in realtà, in questo momento qui, noi possiamo lavorare sulla riapertura e sul portare gentilezza e amorevolezza nei nostri confronti, no? Perché è giusto che siamo impauriti. Nei nostri confronti, ma anche per esempio nei confronti degli altri, per cui per esempio anche l'uso delle mascherine, sì, può essere fastidioso, mi prude tutto, faccio fatica, non respiro, eccetera, però come dire, la mascherina è anche portare quell'attenzione che abbiamo nei confronti delle persone che ci sono intorno, anche delle persone più fragili. Quindi ci dà anche il senso della cura, delle persone più esposte in questo Sì, momento. possiamo vedere, possiamo usare la mascherina, possiamo viverla come qualcosa di Intollerabile. intollerabile, di coercitivo, possiamo viverla come qualcosa a cui noi siamo contrari, no? Oppure possiamo iniziare a vederla in un altro modo, in un'altra ottica, perché le cose non sono mai bianche o nere, ma la psicosintesi ci insegna proprio che c'è questa connessione, questa è in mezzo, non è o. Ma invece è, quindi sono sia bianche che nere, e in mezzo c'è una varietà di sfumature di tanti colori. E quindi la mascherina può anche essere proprio un modo per praticare compassione, per praticare amorevolezza Un'attenzione amorevole, no? Verso verso gli chi altri. c'è intorno e anche tutta, come dire, la comunità. Sì, iniziamo in questo modo a specchiarci anche negli occhi degli altri. A ritornare a essere umani in questo senso. E man mano che noi rimaniamo aperti alla relazione con noi stessi, con il mondo interno e con il mondo esterno, può accadere che magari che dentro di noi Sì. si affaccia anche la gratitudine. Questo È qualcosa che noi registriamo spesso. sì, mi è capitato anche ultimamente, no? Proprio perché sono dovuta stare in isolamento per il Covid, che inaspettatamente ho sentito subito una rete intorno a me, no? Che si adoperava per, come dire, venirmi incontro e farmi sentire meno, come dire, proprio a mio agio, no? In questo momento di difficoltà.
Per cui Che ti la sosteneva. mi sosteneva in tutti i sensi. Per cui quanto è importante anche cominciare a osservare quello che c'è intorno a noi. E, anche perché se siamo concentrati sempre su quello che manca, quello che non c'è, ci perdiamo la possibilità di entrare in risonanza con quello che invece esiste e di tutte le persone che, per esempio, si stanno adoperando in questo momento per renderci. Come dire, preservare il nostro mondo e in qualche modo fornirci tutti gli standard di vita che ci permettono di non andare in grosse difficoltà, no? In piano più. Sì, veramente ci sono, da questo punto di vista, spesso e volentieri noi perdiamo la nostra attenzione di guardare a tutte quelle cose, ma come veramente le nostre vite sono interconnesse e come nessuno si salva da solo, come dice il titolo di un libro. Adesso non mi ricordo se è un libro o un film che abbiamo visto, ma veramente durante questi mesi spesso mi succede di guardare ai commessi del supermercato, di guardare, Però persone che lavorano intorno a noi. sì, ma di sentire questa gratitudine a coloro che ci portano il pane la mattina, no? O che magari sono esposti, come anche non solo gli infermieri o le persone che lavorano in ospedale. Ma anche, per esempio, ovviamente i supermercati. Il supermercato è un grande luogo di vita dove passano delle grandi lezioni di vita. E le cassiere in questo momento sono proprio il personale che Sì, che forse sono fin da marzo esposti e sono i più esposti. che forse hanno anche meno strumenti proprio di protezione interna, no? Di protezione dallo stress, dall'emotività, sono quelli più esposti probabilmente, ma non solo, ce ne sono tanti, no? Per cui se siamo sempre presi in qualche modo da questa un po' sindrome del guardare ciò che ci manca, no? E quindi non ci basta mai, è chiaro che facciamo più fatica in questo momento, perché è vero che ci sono delle cose a cui in questo momento non possiamo accedere. Per cui è importante cominciare a riconoscere che ciò che c'è in questo momento è di incontrarlo ed accoglierlo. Ok, quindi stiamo parlando della gratitudine e di quanto è importante praticare la gratitudine, perché insieme all'amorevolezza, insieme al sistema della cura, possono esserci d'aiuto. Sì, possono tenere aperto lo spazio del cuore, che altrimenti preso dalla paura, si chiude, no? Si chiude e si stacca, no? Dalla nostra coscienza in qualche modo. E allo stesso tempo possiamo coltivare la gratitudine attraverso tanti piccoli atti quotidiani. Spesso e volentieri, anche semplicemente sentire gratitudine verso il nostro respiro. Respiriamo e siamo vivi. Quante volte questa cosa passa inosservata, no? Quante volte questa cosa qui, non ci portiamo attenzione. Oppure magari portiamo attenzione al corpo solamente quando stiamo male, no? Magari abbiamo mal Quando è di testa, è dolorante, sì. Cioè, dolorante. Invece, com'è sentirlo quando sta bene, riconoscerne anche, come dire, la sua meraviglia di, come dire, di esserci, di esistere, Anche insieme a noi. questo è un momento in cui noi possiamo coltivare questa particolare qualità, che è la gratitudine, e sentirci grati perché magari stiamo bene. Quante volte lo diamo per scontato, no? Sia l'amorevolezza, la cura, il sistema della cura, la gratitudine sono due punti, sono due elementi che possono aiutarci a venire fuori da questo periodo. Eh sì, e per far questo ci sono tantissime pratiche all'interno, per esempio, proprio della psicosintesi. Ed è un punto fondamentale che ci tiene, che sentiamo, no? Di apportare, no? Ha a che fare proprio con coltivare la consapevolezza. È una parola un po' sentita, risentita, che delle volte un po' ci sta anche, come dire, troppa. Invece in realtà la consapevolezza ci dice che c'è una possibilità, no? Di riconnetterci. Sì, quindi
portare consapevolezza circa i nostri processi interni, circa gli schemi che noi mettiamo in atto, no? I sistemi che si attivano, le emozioni che viviamo, no? La consapevolezza è proprio la capacità di essere consapevoli, ci è d'aiuto in questo senso a superare le emozioni difficili, a fare un passo indietro quando ci arrivano dei pensieri spaventosi, no? A riconoscere che a volte questi pensieri sono molto più grandi della situazione in sé, no? E quindi ci aiuta a sviluppare una maggiore capacità di tollerare il disagio, no? Una maggiore capacità di padronare le emozioni. Ma non solo, non è solamente questo, perché in realtà ci riconnette all'essenza, ci riconnette al nostro sé, a quel tesoro che è nascosto dentro di noi, ma che ognuno di noi ha. Sarebbe bello poterlo, come dire, riattivare, no? Riattingere a quel tesoro lì. E la consapevolezza ci riconnette anche al momento presente, a quello che stiamo vivendo nel qui e ora, e per cui aiuta a riconoscere anche i nostri modelli unici proprio di reattività, che sono i nostri schemi emotivi. Abbiamo tutti questi schemi e ce li portiamo dietro da tantissimo tempo e ci garantiscono magari la nostra sopravvivenza, lavorano per soddisfare le nostre esigenze, ci aiutano ad evitare un'esperienza magari dolorosa, però magari non sono più funzionali in questo momento alcuni di questi schemi e c'è il rischio che ne restiamo un po' prigionieri, come se non ne possiamo più fare a meno, no? Siamo attaccati con le Sì, unghie e coi ci denti. sarebbe da parlare Sì. Sì. di come funziona l'identificazione, di come noi dopo rimaniamo in questi circoli, no? Però, come dire, Sì, forse, magari lo cioè, faremo lo in un faremo magari in un altro. altro Sì. momento. Intanto, la cosa che è interessante è sapere che portare consapevolezza circa i nostri processi aiuta in qualche modo a pulire la nostra mente, a guardarci con lucidità, a guardare intorno a noi la realtà con maggiore lucidità. E quindi aiuta di nuovo a riaprirci all'empatia, a tornare empatici, a riaprirci alla fiducia, a incontrare la libertà, ma la vera libertà. E quindi la vera libertà è la libertà dell'anima, la libertà che è legata alla presenza, è legata a un'altra qualità che è la vigilanza. E come ci insegnano Mandela, Gandhi, Assagioli, persone che hanno vissuto un periodo di prigionia e che hanno compreso che la libertà era qualcosa di interiore, che non aveva a che fare con le restrizioni esterne, con le pareti della prigione, era una libertà interna. E questo in loro ha creato un cambiamento talmente grande, tale da poi portare un cambiamento nella società in cui si affacciavano. È chiaro che come facciamo a riavvicinarci all'anima se siamo completamente persi nei nostri pensieri spaventosi, catastrofici, drammatici? È chiaro che è importante cominciare anche a comprendere con quali tinte stiamo raffigurando proprio la nostra realtà, come stiamo colorando magari il mondo che si manifesta nel momento Assolutamente. presente, no? Per cui che tipo di lenti, no, abbiamo? Le lenti della paura o della fiducia? E che cosa percepiamo intorno a noi? Spaziosità o contrazione, no? Quanto ci sentiamo aperti o quanto invece chiusi, no, rispetto alla nostra esperienza? E tutte queste dimensioni le possiamo indagare e sviluppare attraverso un'attenzione consapevole, quindi alimentare la consapevolezza, scusate. Chiaro, sì, anche perché è importante capire che come conseguenza proprio della nostra personale visione percepiamo il mondo come uno spazio nel quale possiamo magari far fiorire la nostra essenza, no? I nostri talenti, oppure uno spazio in cui ci sentiamo, come dicevamo prima, impotenti, che non sappiamo bene cosa fare e come orientarci e andare avanti. Sì, e nel momento in cui noi iniziamo a prendere coscienza di questo, ecco che qui ci si pone di fronte a una scelta.
qualche modo questo poi, ecco, qui dipende da noi. Nel momento in cui noi ci rendiamo conto, diventiamo consapevoli di questo, qui adesso entra in campo la nostra capacità di essere responsabili rispetto alla nostra vita. E quindi la psicosintesi da questo punto di vista, per esempio, ci offre una serie Tantissimi di strumenti. strumenti che ci possono aiutare a, come dire, incrementare questa consapevolezza, a rientrare in contatto con la gratitudine, a rientrare in contatto con il sistema della cura, con la connessione con gli altri, con noi stessi. E molti di Osservare i questi, nostri schemi, no? osservare i nostri schemi soprattutto, no? Moltissimo di questo lavoro viene effettuato nei corsi di autoformazione che facciamo in tutte le sedi in Italia. Nei nostri centri di psicosintesi, no? Che sono sparsi in tutta Italia. E poi un pezzettino di questo lavoro magari lo faremo insieme domani se ci sarete. Quindi, a incrementare la consapevolezza, Sì. ci sono molte pratiche, derivano proprio da tradizioni alcune millenarie. Le pratiche di consapevolezza sono state messe a punto proprio per affrontare l'incertezza dell'uomo, È della sempre vita. esistita poi, se ci pensiamo bene, no? Perché la malattia, l'incertezza della morte, l'invecchiamento sono, no? Sono incertezze che sono sempre state con l'uomo, no? Con l'essere umano. Sì. Anche perché di fronte all'incertezza la nostra mente proprio cerca, no? Qualcosa a cui aggrapparsi, pur di non stare con l'incertezza. E la consapevolezza è proprio vedere le storie che generiamo per quelle che sono, magari pensieri non fatti che accadono nel momento presente. E questo è questa abilità proprio di stare ha a che fare con una, no, con quello che in psicosintesi chiamiamo disidentificazione. Per cui potremmo dire che questo ha a che fare proprio con il riconoscere se stessi, cioè imparare a osservare e a notare proprio cosa succede all'interno, al nostro interno, che emozioni ci guidano, che reazioni ci abitano e che pensieri ricorrono abitualmente nella nostra mente. E senza questo livello di osservazione nella nostra mente potrebbe agire e vivere continuamente in uno stato di abitudine, no? Di reattività. Anche perché è vero, in questo momento c'è il Covid, c'è il distanziamento, c'è la zona rossa, arancione, c'è quella gialla, ci sono le mascherine. Ma in relazione a tutto questo, come stiamo funzionando? Questo è qualcosa che è Sì, importante che ci chiediamo. come funziona? Come funziono? Come funziono io? Quindi che sensazioni ho, che emozioni mi abitano, ma anche che tipo di cosa mi viene da fare, no? Che abitudini ho proprio nella mia reattività? E questo ci permette di, nel momento in cui cominciamo a scoprire come funzioniamo, è come dire, ci possiamo poi chiedere, nel momento in cui abbiamo compreso come funzioniamo, come invece vorremmo funzionare, che tipo di, che persona vorremmo essere, no? Che tipo di spazio vorremmo aprire. E allo stesso tempo anche come dire, qual è il prossimo passo da fare nella mia vita? Sì, in psicosintesi usiamo spesso questa formula, Sì. conosci, possiedi, Sì. trasforma. È un po' questo il senso. Conosci, quindi come funziono, Sì. che cosa si attiva dentro di me, cosa predomina dentro di me. Non posso cambiare niente che non Non conosco. conosco, certo. È chiaro? Quindi. E allora, nel momento in cui comprendo come funziono e come vorrei funzionare, allora possiamo imparare ad attivare proprio attraverso gli strumenti, per esempio anche della psicosintesi, ad attivare nuove risorse, nuove attitudini, a utilizzare le nostre funzioni, no? Quindi i nostri canali con cui ci relazioniamo con il mondo in maniera più funzionale, perché magari in certi settori e aree della nostra vita in questo momento magari non stanno funzionando funzionalmente ed è per questo che poi si attiva un disequilibrio, una sofferenza. Sì, e soprattutto, come dicevamo
come facevamo vedere prima i tre sistemi. Sempre questi tre sistemi sono in disequilibrio, come diceva adesso Cristiana, è facile che si creino le condizioni per uno stato di malattia, non solo di sofferenza, non solo fisica, ma anche psichica, no? E quindi c'è proprio bisogno di ritrovare un nuovo equilibrio. Se no, altrimenti perdiamo l'occasione di evolvere, di crescere, di realizzarci, diciamo. Se in questo momento è predominante la paura, è perché ci sono dei meccanismi neurofisiologici che in qualche modo non ci fanno disancorare dalla paura, ecco che questo poi dopo diventa la tinta la tinta di tutte le nostre giornate, delle nostre, Che anche colora le nostre scelte, i le nostri nostre scelte comportamenti, il e anche le nostro. nostre previsioni future, no? Ma la notizia buona è che noi possiamo disidentificarci da questo, possiamo in qualche modo dominare questo, possiamo cambiarlo questo. Permettendo in qualche modo anche alla mente di ritornare al nostro servizio, invece di essere dominati, no? Dalla mente. E la meditazione ci aiuta in questo. Sì, come dice Saggioli, la meditazione è proprio un uso positivo e creativo della mente che collega il mondo interno ed il mondo esterno, perché tra mondo interno e mondo esterno non c'è poi molta differenza, no? E una volta che noi abbiamo acquisito un maggior contatto con noi stessi e quindi con la nostra esperienza emotiva interna, diventa più facile scegliere che cosa fare e avere un'idea di quale strada sia più possibile per noi, no? E quindi possiamo magari accorgerci che in questa situazione, in questa difficoltà, no? In realtà potremmo accorgerci che dentro di noi, come dicevamo prima, c'è un tesoro. C'è un tesoro in cui ci sono un sacco di qualità, un sacco di elementi preziosi, c'è l'amorevolezza, possiamo incontrare la gioia, o non so, la forza vitale, potremmo incontrare per esempio il sostegno che apre poi dopo la gratitudine, potremmo incontrare non so, la nostra capacità di scegliere, di autodeterminarci, la poesia, il potere personale, no? L'assertività. L'assertività e in qualche modo l'atteggiamento che poi dopo noi abbiamo nei confronti della vita è proprio legato la percezione che ognuno di noi ha di sé. E se io ho paura, ecco che l'atteggiamento nei confronti della vita sarà in qualche modo veicolato, sarà condizionato da questo, no? Sappiamo che comunque la paura si scioglie da un rinnovato contatto con noi stessi. Possiamo ritornare a essere di nuovo, sperimentare di nuovo una libertà interiore, no? Proprio attraverso un rinnovato contatto con noi stessi. Eh sì, a me Non è col... facile. no, non è facile, certo, non è facile. Ma come dice il Buddha, non è facile, ma se non fosse possibile, non ve lo direi, non ve lo chiederei. A me colpisce, per esempio, quando qualcuno sento dire, no? Quando si tornerà a vivere? Quando finirà tutto questo, potrò. Allora sì che potrò. E allora lì sento proprio una profonda sofferenza, perché se noi potessimo cominciare a riaprire gli occhi sulla nostra realtà interna, scopriremmo che la vita è già qui, che possiamo vivere qui quello che c'è. Non dobbiamo aspettare domani né la fine di questa pandemia e di tutto questo momento che stiamo attraversando, no? Che è vero che dura da mesi, però la vita è ora, è già qui. Sì, qui c'è già tutto, Tutto. c'è già tutto quello di cui noi abbiamo bisogno, potremmo dire. Qualcuno magari in questo momento potrà non essere d'accordo, ma come dire, è qualcosa che sperimentiamo. La psicosintesi è qualcosa che Va va sperimentata, sì. sperimentata, è pratica. Non possiamo parlare, che ne so, dell'amore
Senza senza sperimentare. sperimentarlo, no? C'è Così come anche bisogno. della consapevolezza senza farne esperienza. Esatto. E quindi è attraverso la pratica che noi proprio diventiamo sempre un po' di più consapevoli. E chiudiamo con la condivisione di un'ultima slide, che vuole essere un po', come dire, l'incipit di una riflessione, di qualcosa che. Eccola. Di un invito, di qualcosa che vogliamo portarvi, Sì, no? lasciare, no? Che vogliamo lasciare. È Viktor Frankl, che è un autore che a me piace particolarmente. È uno psicologo nei lager, un libro che forse andrebbe letto a scuola, no? È una cosa che lui ci insegna, proprio lui che è un sopravvissuto. È uscito vivo da uno dei capitoli più oscuri Della storia della proprio umana. storia umana, no? Lui ci insegna una cosa, che non possiamo evitare la sofferenza, una cosa semplicissima. Noi non possiamo evitare la sofferenza, però possiamo scegliere come trovare un significato nella sofferenza. A questo proposito Gesù diceva, voi se sapeste come soffrire, quindi il modo in cui soffrire, soffrireste di meno, no? Più o meno a spanne, mi ricordo questa citazione del Vangelo. Quindi affrontare la sofferenza ci aiuta a vivere, a trovare, come dire, uno scopo, a vivere le nostre vite con uno scopo. Da questo punto di vista, Frankl può essere un ottimo insegnante, non proprio per guardare alle possibilità, alle potenzialità Sì. che sono insite anche in questo momento storico in cui stiamo vivendo, in cui ci sono un sacco di polemiche, dove vediamo che c'è conflitto, dove c'è tanta paura, no? Ma anche in questo momento qui possiamo incontrare delle possibilità. Abbiamo delle potenzialità, no? E quindi. Eh sì, questo ci permette proprio di riorganizzare, no? Le nostre priorità per poterci anche riconnettere con gli altri e in un modo forse più profondo, anche più significativo. Sì, potremmo dire che le opportunità in questo momento bussano alla nostra porta. Sta a noi aprirli. Sta a noi avvicinarci, no? Quindi questo significa anche in qualche modo riorganizzare le nostre priorità.